Benvenuti. Oggi vedremo l'ultima puntata del nostro ciclo sulla storia dell'antico Egitto. Si intitola L'ultimo grande faraone ed è dedicata a Ramses II. Ramses II è stato un grandissimo faraone in base ai criteri che la storia usa per aggiudicare la grandezza. Ha regnato molto a lungo, 66 anni. Ha combattuto grandi battaglie, ha costruito immensi templi. È stato anche un maestro della propaganda, e il documentario lo sottolinea bene. Esempio migliore è la più grande battaglia combattuta da Ramses II, la battaglia di Kadesh contro gli Ittiti. Nei resoconti egiziani si dice che la battaglia di Kadesh è stata una strepitosa vittoria del faraone. Per molto tempo gli storici ci hanno creduto e hanno parlato della grande vittoria egiziana della battaglia di Kadesh. Poi si è visto che nei resoconti degli Ittiti, gli Ittiti dicono che hanno vinto loro. E andando a vedere il trattato di pace che è stato fatto dopo la battaglia, si vede che probabilmente hanno abbastanza ragione gli Ittiti. Io vorrei fermarmi un attimo su questi Ittiti, perché nella storia egiziana compaiono sempre come appunto i feroci nemici del nord, e degli egiziani si sa tutto e invece degli Ittiti si parla poco. In realtà gli Ittiti erano un popolo abbastanza simpatico per come vanno i popoli antichi. Intanto avevano una società dove le donne avevano un ruolo molto ampio, ancora più che in quella egiziana. Pensate che quando il re degli Ittiti moriva, sua moglie continuava a regnare insieme al successore fino alla morte. Nelle leggi degli Ittiti la pena di morte non è comminata quasi mai, solo per i delitti peggiori. E poi quando il re degli Ittiti conquistava un paese, si vantava di aver lasciato liberi gli abitanti, di aver liberato i prigionieri, averli rimandati alle loro case. Sarà tutta propaganda. Ma nella propaganda degli altri re di quell'epoca, un re di solito si vantava di aver sterminato il popolo nemico, di averlo ridotto in schiavitù, deportato nel proprio paese. E insomma, gli Ittiti sono, come dire, un cambiamento abbastanza piacevole. Detto questo, gli Ittiti non sono popolari e gli egiziani invece sì. Dei faraoni parliamo continuamente, di questi faraoni che come Ramses II costruiscono templi immensi. Ognuno costruisce più del predecessore, lo supera, costruisce statue più grandi. Io devo dire che alla lunga, dopo aver visto tre documentari, uno comincia quasi a provare un senso di sazietà. Queste statue colossali, alla fine ti viene in mente Stalin o Saddam Hussein. E uno si chiede, ma perché quando parliamo di Saddam Hussein dobbiamo trovare orrende le sue statue e applaudiamo quando vengono abbattute? E invece davanti a quelle dei faraoni dovremmo restare a bocca aperta. Dice, ma perché oggi non c'è più il culto della personalità e chi costruisce statue immense è un tiranno odiato dal popolo? E invece allora non era così. Siamo poi sicuri che allora non era così? Vabbè, vedo già i miei colleghi egittologi che si mettono le mani nei capelli, quindi basta così. Buona visione. I faraoni hanno regnato sull'Egitto per più di 3.000 anni. Ma in questo lunghissimo periodo, uno di loro emerge fra tutti gli altri. Regnerà per 67 anni sul più vasto impero esistente, catturando l'immaginazione del mondo intero. Il suo nome è Ramses II. La sua fama, che lui stesso si costruirà su misura, riecheggerà nei secoli. Ramses II sarà infatti un maestro nel campo della propaganda. Porterà il suo potere oltre i confini del campo di battaglia, attraverso tutto il mondo antico.
Questa è la storia di un uomo che ha creato la sua stessa leggenda. La leggenda di Ramses il Grande, che nonostante venga indicato come il più importante dei faraoni, non riuscirà comunque a salvare l'impero egizio dalla sua fine. Nel 1327 a.C., un tragico evento porta l'Egitto a un passo dalla crisi. Il faraone Tutankhamon muore. Segnando così la fine della dinastia più potente. E l'inizio di un periodo di grande incertezza. La posta in gioco è enorme. La dinastia reale egizia è riuscita in soli 2 secoli a costruire un vastissimo impero che si estende oltre le rive del Nilo, dalla Siria alle miniere d'oro della Nubia, l'attuale Sudan. I faraoni che si sono succeduti hanno fatto dell'Egitto la nazione più ricca e potente al mondo. Alla morte di Tutankhamon, il problema maggiore era la mancanza di eredi al trono. L'impero si trovava in una situazione molto difficile. Non c'era nessuno che potesse prendere il posto del faraone. Oltre alla controversia dinastica, un nuovo nemico minaccia il potere dell'Egitto: gli Ittiti. Una popolazione indoeuropea, tecnologicamente molto più avanzata degli egizi, che vive nell'area che corrisponde all'attuale Turchia e preme lungo il confine settentrionale dell'impero. In questo clima di pericolo, nel 1279 a.C., il destino dell'impero passa nelle mani di un ragazzo, il nuovo faraone d'Egitto. Viene incoronato con il nome di Ramses II, che significa «il dio Ra lo ha generato». Ramses II salì al trono molto giovane, aveva circa 15 anni. Lo attendeva un compito immenso, perché guardando alla storia dell'Egitto, era stato preceduto da sovrani diventati simbolo di ricchezza, potere e buon gusto. Era davvero difficile essere all'altezza di una tale eredità. Ramses non ha origini nobili. Il faraone bambino nasce infatti come un comune mortale. La famiglia di Ramses proveniva dall'ambiente militare. Non apparteneva alla dinastia reale, ma le era molto vicina. Viveva e lavorava per i sovrani d'Egitto, ma non apparteneva alla nobiltà. La sua famiglia è riuscita ad arrivare al trono grazie alle capacità militari. E proprio in ambito militare, il giovane Ramses dovrà dimostrarsi degno del titolo di faraone. Oltre il confine settentrionale dell'impero, gli Ittiti si stanno preparando per l'attacco. Vogliono approfittare dell'inesperienza del giovane faraone. Ramses II dovrà affrontare la più grande sfida della sua vita. Abbiamo 2 superpotenze, ognuna delle quali voleva sottrarre qualcosa all'altra. Era inevitabile che si sarebbero scontrate. Nel 5° anno del regno di Ramses II, il possente esercito ittita invade il territorio egizio e avanza verso la città di Kadesh. Kadesh è estremamente importante dal punto di vista strategico, perché si trova al crocevia dei commerci con il vicino Oriente.
Ramses II capì che la battaglia di Kadesh, situata in quel territorio di confine, avrebbe deciso quale dei due imperi sarebbe stato il più forte al mondo per tutto il XIII secolo avanti Cristo. È l'occasione che Ramses sta aspettando. L'opportunità di dimostrare al mondo il suo potere e la sua forza. C'è però un problema. L'Egitto non è pronto per una guerra e bisogna preparare l'esercito in poco tempo. Il faraone decide quindi di mobilitare non solo i soldati egizi, ma anche altri sudditi del suo impero, compresi nubiani e libici. Le armi primitive degli egizi, fatte di bronzo, saranno con ogni probabilità spezzate da quelle di ferro degli ittiti. I pronostici non sembrano favorire l'Egitto. Non riesco a immaginare come poteva essere la vita di un soldato nell'esercito del faraone. Probabilmente era stato arruolato con la forza. Inoltre mangiava poco, era vestito male. Come arma aveva una lancia, o se era fortunato, un arco e una freccia. Nient'altro. E gli si chiedeva di dare il massimo. In poco tempo l'esercito di Ramses è pronto. Il faraone chiede ai propri scribi di accompagnarlo per raccontare quella che secondo lui sarà una vittoria schiacciante. Aveva grande fiducia in se stesso, come accade spesso ai giovani. Per lui nulla era impossibile. Pensava che non ci sarebbe stato alcun problema e forse che non sarebbe stato necessario scendere a compromessi. Sarebbe semplicemente partito e tornato vittorioso. Il sovrano ventenne parte alla testa di un reparto avanzato del suo esercito dal lussureggiante delta del Nilo attraverso l'infuocato deserto del Sinai. La sua figura si staglia imponente. Credo che desse l'impressione di avere molto potere e molta autorità. Era molto forte e muscoloso. Era alto circa 1,80 m, quasi una decina di centimetri in più della media dell'epoca. Non molto, certo, ma era comunque più alto. Aveva i capelli rossi, caratteristica molto rara nell'antico Egitto. Rispetto agli altri, sicuramente spiccava. L'esercito egizio attraversa il deserto passando per Israele e il Libano. Ramses II e i suoi soldati si accampano a pochi chilometri da Kadesh e aspettano l'arrivo della parte restante dell'esercito. Quando si accampò con i suoi soldati, era convinto che non ci sarebbe stata nessuna battaglia a breve. Era il momento per fermarsi, mangiare, parlare della vita in generale e aspettare una, due, forse tre settimane, in attesa di una battaglia che, inutile dirlo, gli egizi avrebbero vinto. Ma non sarà tutto così facile. Dai racconti degli scribi sappiamo che il faraone, giovane e inesperto, sta per cadere in una terribile trappola. I soldati di Ramses scovarono nel deserto due beduini e li interrogarono. Ramses, o chi per lui, gli chiese: «Dov'è il re degli Ittiti?» «È lontano da qui, non vi preoccupate», risposero. Gli informatori sono in realtà delle spie ittite inviate per ingannarlo, ma Ramses non se ne rende conto. E li lasciarono andare. «Oh, bene, accampiamoci e rilassiamoci. C'è tempo prima della battaglia». Il faraone è caduto nel più banale dei tranelli. Ramses commise un gravissimo errore a fidarsi delle parole di quei due beduini, a non mandare dei soldati in ricognizione per verificare le loro parole. Fu un errore davvero gravissimo dal punto di vista militare. Ma i soldati egizi catturano altre due spie e questa volta Ramses li fa picchiare e interrogare. Le informazioni che ottiene sono completamente diverse. Gli ittiti in realtà non si trovano a centinaia di chilometri. Sono lì, al di là del fiume, pronti ad attaccare. Prendendo
Preso dal panico, Ramses manda qualcuno a chiedere rinforzi. All'improvviso, gli Ittiti sferrano l'attacco. Leggere i racconti degli scribi è come assistere alla battaglia in diretta. Gli Ittiti con il loro esercito guadarono il fiume a sud di Kadesh, scontrandosi con l'esercito di Sua Maestà ignaro del pericolo. La polvere soffocante, il sangue versato sulla sabbia del deserto, i soldati che guardano continuamente in faccia la morte. Deve essere stato davvero un inferno. Le truppe di Ramses cadono sotto le armi di ferro degli Ittiti. L'esercito del faraone è a un passo dalla sconfitta. All'ultimo momento arrivano i rinforzi che Ramses aveva chiesto e prendono il nemico alla sprovvista. Ramses fu davvero molto, molto fortunato. Alla fine vinse la battaglia. O più esattamente riuscì a pareggiare. Fu salvato all'ultimo minuto dall'arrivo dei rinforzi, come nei film western. La missione di Ramses è fallita. Gli Ettiti non sono stati sconfitti e l'impero egizio e le sue rotte commerciali sono ancora vulnerabili. La battaglia di Kadesh non andò secondo i piani del faraone. Gli egizi riuscirono ad evitare che gli Ittiti penetrassero ancora più a sud. Ma il risultato non fu sicuramente la sfavillante vittoria che Ramses si aspettava. Ramses non rinuncia comunque alla sua vittoria. Una volta tornato in Egitto, la sua versione dei fatti è completamente diversa. Ramses decise di riscrivere la storia, di raccontare una grande impresa, di vantarsi delle sue gesta. Mise in moto una grande macchina propagandistica, mobilitando i suoi spin doctor. Ramses II organizza una straordinaria campagna di propaganda. Incarica schiere di artigiani di incidere immagini epiche della battaglia di Kadesh sulle pareti dei templi di tutto l'impero. L'inizio della storia segue la realtà, ma si trasforma poi in un racconto fantastico. Il giovane sovrano afferma di aver riportato una netta vittoria a Kadesh e di essere stato lui, non i rinforzi, ad aver ribaltato una situazione sfavorevole e vinto la battaglia. Secondo la sua versione, un ingenuo comandante senza alcuna esperienza si trasforma in un guerriero simile a un dio. La stessa storia viene narrata su tutte le pareti. Sua Maestà si lancia contro di loro. Rimasto solo, impugna le proprie armi e parte al galoppo. La forza di Sua Maestà è inarrestabile. Al suo passaggio ogni cosa viene avvolta dalle fiamme. Tutte le terre straniere sono distrutte dal suo respiro cocente. Raccontò di essere stato abbandonato dalle proprie truppe e di essere sceso da solo sul campo di battaglia, roteando e vibrando fendenti con la propria spada, uccidendo tutti i nemici dell'Egitto. Punta dritto contro le truppe ittite. I fanti e gli aurighi cadono miseramente. Sua Maestà li abbatte e li uccide senza lasciare loro il tempo di fuggire. Il racconto di Ramses II, in base al quale l'esercito lo aveva abbandonato sul campo di battaglia e che lui da solo era riuscito a sconfiggere gli Ittiti,
era solo una montagna di sciocchezze. Nonostante affermi il contrario, Ramses sa che il suo esercito non può sconfiggere gli Ittiti. Deve trovare un accordo col nemico. I negoziati avvengono in gran segreto. Dopo lunghe trattative, Ramses firma un trattato con il re Ittita. Il propagandista ora veste i panni dello statista. Una copia del trattato è conservata nel più sacro dei templi di Karnak, scolpita su una parete. Io, grande sovrano degli Ittiti, sono in pace con Ramses, il grande re d'Egitto. Lui per me è come un fratello. Il popolo egizio e il popolo ittita vivranno per sempre in pace. Il trattato rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per quanto riguarda temi come la successione al trono, l'estradizione e l'amnistia per i rifugiati. Le due superpotenze dell'epoca si sedettero intorno a un tavolo e decisero che dovevano stabilire una pace duratura, creare un'alleanza dalla quale avrebbero entrambe potuto trarre beneficio. Per suggellare il trattato, Ramses II sposa una delle figlie del re Ittita. La principessa Ittita faceva parte di una delle clausole del trattato di pace. In un certo senso servì da collante. Venne condotta alla presenza di Ramses e di conseguenza di tutto l'impero egizio. La principessa Ittita arriva nella nuova capitale dell'impero, che si trova a nord, nel delta del Nilo. Si chiama Pi Ramses, la casa di Ramses. Lontana da Tebe, antico centro del potere aristocratico, Pi Ramses gode di un'ottima posizione da cui tenere d'occhio gli Ittiti. È stata costruita ex novo come la nuova capitale di un nuovo regime. Era un po' la Brasilia dell'antico Egitto. La nuova capitale rappresentava l'inizio di una rinascita per il paese. Ramses voleva dimostrare a tutti che lui era diverso, che il suo sarebbe stato un nuovo Egitto e che all'antica aristocrazia non restava che accettarlo. Ramses dona alla sua capitale sulle rive del Nilo tutti i tesori che l'impero ha da offrire. I racconti arrivati fino a noi descrivono un'abbondanza e un'opulenza mai viste prima in Egitto. Sono arrivata a Pi Ramses. Sembra un luogo meraviglioso, di una bellezza che non ha eguali. I suoi stagni sono ricolmi di pesci e i suoi laghi pieni di anatre. I giardini sono ricchi di vegetazione. Sulle rive del fiume vengono coltivati frutti dolci come il miele. Tutti quelli che ci vivono sono felici. Nessuno conosce la sofferenza. Anche le persone più umili vivono nel lusso. A Ramses II non basta celebrare la propria gloria in questa vita, vuole pensare anche a quella dopo la morte. Lontano da Pi Ramses, nel profondo sud dell'impero, c'è un luogo destinato a garantire al faraone l'immortalità. Tra le montagne che circondano la Valle Deire, si trova il villaggio di Deir el-Medina.
era una comunità autonoma, tenuta sotto stretta sorveglianza, in quanto era a conoscenza di segreti che non dovevano essere divulgati. I suoi abitanti erano guardati a vista durante tutto il percorso, dal villaggio al luogo di lavoro. Nessuno poteva avvicinarsi o chiedere loro informazioni. Tutta questa sicurezza è di fondamentale importanza perché gli abitanti di questo villaggio stanno costruendo la tomba del faraone. Custodiscono la chiave del segreto più importante dell'impero, il luogo in cui si trovano le tombe reali. Le colline che li circondano conservano i tesori dei re più potenti e ricchi della storia. La montagna che gli operai scalano tutti i giorni per raggiungere il loro posto di lavoro è una vera montagna d'oro. Non hanno solo l'incarico di ricavare le tombe del faraone dalla montagna. Sono anche progettisti, artisti, pittori, chiamati a realizzare splendide scene e testi geroglifici lungo le pareti delle tombe, le formule magiche e i riti necessari per guidare il faraone verso l'aldilà. Il loro compito era estremamente importante, fare in modo che il faraone potesse passare da questa vita all'aldilà. Un errore nei testi geroglifici o nelle scene rappresentate sulle pareti avrebbe causato una deviazione e il re non avrebbe portato a termine il suo viaggio. Ma Ramses II non ha alcuna intenzione di trascorrere l'eternità da solo. Il compito più importante assegnato agli abitanti di Deir el-Medina non è infatti la costruzione della sua tomba, bensì quella della donna più importante della sua vita. Nel 1312 Ramses sposa una nobil donna egizia che diventerà la sua grande sposa reale. Il suo nome è Nefertari. Per Ramses, la costruzione di quella tomba rappresenta l'ultimo tributo al suo più grande amore. Fu davvero la più bella mai realizzata e forse rappresenta anche l'ultimo esempio delle splendide tombe dell'antico Egitto. Le decorazioni a rilievo, i bellissimi dipinti, il modo in cui i colori furono applicati sembrano quasi indicare una relazione amorosa tra l'uomo che li ha realizzati e la figura della regina. Il mio amore è unico. Nessuna è pari a lei. È la donna più bella che esista. Il suo collo è esile, il suo seno florido, i suoi capelli hanno il colore dei lapislazzuli. L'oro non vale nulla se paragonato alle sue braccia e le sue dita sono come fiori di loto. Ha la vita sottile e il sedere rotondo. Solo passandomi accanto ha rubato il mio cuore. La tomba venne decorata secondo lo stile più raffinato dell'epoca e solo di recente sono venuti alla luce alcuni frammenti della vita di quel periodo, come l'impronta di un pollice di uno degli operai. Probabilmente si era appoggiato al soffitto mentre dipingeva e dopo aver tolto la mano si dimenticò di ridipingere e ritoccare quella parte. Così ora abbiamo l'impronta di uno degli operai che ha realizzato la tomba. Gli abitanti di questo villaggio ci hanno lasciato una testimonianza molto dettagliata della vita quotidiana al tempo di Ramses. Su frammenti di pietra e di ceramica sparsi ovunque tra i resti del villaggio, gli archeologi hanno ritrovato i commenti e la corrispondenza dei suoi antichi abitanti, liste dei panni sporchi, ricette, notizie, poesie e lettere d'amore. È una ricca miniera di informazioni di grande interesse archeologico e culturale. Gli abitanti di Deir el-Medina annotavano ogni minimo dettaglio e trasmisero tutto ai posteri su questi ostracon, più o meno l'equivalente egizio dei nostri post-it.
Sappiamo chi era malato in quale giorno, chi aveva preso le ferie, quando venivano in visita i parenti, chi era il padre del ragazzo che era uscito a far baldoria, si era ubriacato e aveva fatto cose indecenti alla ragazza della porta accanto. Disponiamo di tutte queste informazioni accompagnate da particolari dettagliati. Perché mi tratti così male? Ai tuoi occhi valgo meno di un asino. Se, Dio non voglia, io fossi una persona che non regge quello che beve, faresti bene a non invitarmi. Ma sono solo uno che non ha più birra in casa propria. Quando è ora di mangiare, vai in cerca di un bue. Se c'è birra, non mi invitare. Cercami solo quando c'è del lavoro da fare. Quando non sono impegnati con le tombe reali, gli abitanti del villaggio usano le loro capacità uniche per decorare le proprie tombe. Invece delle rappresentazioni formali delle tombe reali, vediamo immagini che ritraggono la vita nell'aldilà che gli operai sperano di ottenere. Una versione idealizzata della vita di tutti i giorni. Nel tempo libero, le famiglie probabilmente si occupavano delle proprie tombe. Durante le cene, parlando con gli invitati, la domanda più frequente forse era: come procede la tomba? Dai dipinti e dalle scritte lasciati dagli operai di Ramses, sappiamo chi viveva in quale casa e persino i dettagli più intimi delle loro relazioni. In nessun altro luogo del mondo antico ci è consentito di spiare la gente comune, origliare i loro pettegolezzi. C'era un caposquadra di nome Paneb e sappiamo davvero un sacco di cose su di lui. Una sfilza di lamentele nei suoi confronti è arrivata fino a noi. Ne combinò di tutti i colori, rubò le attrezzature dalla Valle dei Re, intascò il salario che spettava ai colleghi. Se ne andò in giro a sedurre le mogli degli altri abitanti, probabilmente quando questi erano al lavoro. Persino il figlio lo denuncia per il suo comportamento. Ha sedotto Ti, moglie di Kenna, e Unro quando era con Paneb. Dopo aver sedotto lei, è passato alla figlia. Gli abitanti di Deir el-Medina erano ovviamente esseri umani. Leggere quello che scrivevano, vedere quello che facevano, sapere che cosa c'era nelle loro case, quali dipinti avevano realizzato, ci fa capire che siamo davvero molto simili a loro. Hai minacciato mia madre di buttarla fuori. Tua madre non ha mai fatto niente per te. Non ti ho raccontato quello che combina tua moglie perché tu faccia finta di niente, ma perché l'affronti in merito al suo comportamento sconveniente. Mi avevi chiesto di trovargli un lavoro e così ho fatto, ma ci mette una vita a portare una brocca d'acqua. Non sei un uomo. Non riesci neanche a mettere incinta tua moglie. E ti dirò anche un'altra cosa. Non c'è nessuno più tirchio di te. Ramses II ha da poco compiuto 40 anni e la sua tomba è già pronta da diverso tempo. L'aspettativa media di vita di un egizio si aggira intorno ai 35 anni. Ramses è consapevole di avere ormai i giorni contati. E si dedica a garantire continuità al proprio regno, generando figli che possano sedere sul suo trono dorato dopo di lui. Oltre alla grande sposa reale Nefertari, Ramses ha un harem con una schiera di spose minori. Ha persino sposato 3 sue figlie. Nelle iscrizioni si vantava di avere ben 80 figli e circa 60 figlie. Ma il numero di queste ultime è molto meno preciso. Si vantava comunque di avere moltissimi figli, un po' come alcuni dittatori moderni che vogliono passare come padri della patria, anche in senso letterale. Risolta la questione dell'erede, Ramses torna a occuparsi con grande slancio del proprio programma edilizio. La valle del Nilo viene presto invasa da monumenti dedicati al più grande sovrano d'Egitto. Quando Ramses costruiva,
lo faceva in grande. Era tutto enorme. Proporzioni mai viste prima in Egitto. L'appellativo di Ramses il Grande viene inciso ovunque. I geroglifici recitano il sovrano di tutti i sovrani. Praticamente in tutte le città d'Egitto i templi vennero ricostruiti, rifondati o rinnovati. Ramses non peccava certo di modestia. Appena vedeva un bel monumento, per esempio un obelisco eretto da un sovrano precedente, ci faceva incidere sopra il suo nome. Dove ci sono già dei templi, come ad esempio a Luxor, Ramses fa erigere una nuova entrata con 4 sue statue a sottolineare che anche quel tempio gli appartiene. A Karnak, il tempio più sacro di tutto l'Egitto, tutti i faraoni del nuovo regno hanno fatto erigere vari monumenti. Ramses li supererà tutti. Nella grande sala ipostila iniziata dal nonno, ordina la realizzazione di un'opera di proporzioni imponenti. Un esercito di artigiani realizza una selva di 134 colonne papiriformi. Ogni colonna è alta 20 metri, larga circa 2 e pesa oltre 100 tonnellate. I greci, i romani e persino Napoleone cercheranno di imitare tanta magnificenza. Non sembra neanche un'opera umana, tanto è colossale. Un progetto del genere fa pensare a un uomo che deve per forza dimostrare qualcosa, che si sente in obbligo di essere sempre una spanna più alta rispetto a tutti. Ramses II è riuscito a creare la propria leggenda attraverso la propaganda, la diplomazia e un programma edilizio con il quale ha umiliato tutti i suoi rivali. Il re bambino, che da uomo comune è riuscito a diventare Ramses il Grande. Ma proprio al culmine del suo splendore, quando l'impero sembra essere più forte che mai, viene colpito da una terribile tragedia. La sua grande sposa reale, Nefertari, muore. Ramses fa sigillare il corpo nella sua splendida tomba. Dopo la morte di Nefertari, Ramses rende l'ultimo tributo alla moglie. Trasforma addirittura 2 intere montagne in templi, uno accanto all'altro, uno per lui e uno per sua moglie Nefertari. Abu Simbel non rappresenta solo un monumento in ricordo della moglie. Ramses ha scelto la posizione dei 2 templi con molta cura. I 2 templi di Abu Simbel facevano sempre parte della campagna di propaganda di Ramses. Si trovano lungo il confine meridionale dell'impero, a ricordare anche ai sudditi che vivevano in quelle zone il potere del faraone. Il messaggio era che i sovrani egizi andavano presi sul serio. Sono passati ormai 3.000 anni, ma Ramses II è ancora qui, che guarda il Nilo accanto alla donna che ha definito colei per cui il sole splende. Nefertari ha lasciato a Ramses un'importante eredità: i figli che gli succederanno sul trono.
La longevità, che sembrava essere la benedizione più grande per il faraone, è diventata una maledizione. La sua vita va avanti, non quella dei suoi figli. Ne sceglie 12 come possibili successori. Li nomina principi ereditari, ma uno dopo l'altro muoiono tutti. Benché prostrato dai lutti, il vecchio sovrano non rinuncia a raccontare se stesso solo attraverso i suoi successi. La storia della grandezza di Ramses decora le pareti di un nuovo tempio che il faraone ha costruito per sé, il Ramesseum. Alle spalle del santuario si trova il cuore culturale dell'impero, la cosiddetta Casa della Vita. Gli scribi che ci lavorano hanno l'incarico di forgiare l'immagine di Ramses destinata al resto del mondo. Compongono i testi su cui viene celebrato il sovrano. Gestiscono le campagne di raccolta fondi e progettano gli edifici e i monumenti di cui lui ordina la costruzione. La Casa della Vita è una specie di ministero della propaganda di Ramses. Il suo obiettivo: creare e sfruttare un'immagine del sovrano che andrà oltre la sua vita terrena. Gli scribi erano la mente che stava dietro la rappresentazione ufficiale del faraone come eroe superumano. Erano i creatori della sua immagine, i suoi spin doctor, diremmo oggi. Utilizzavano le loro conoscenze per promuovere una particolare persona, in questo caso il re Ramses II. Tutto questo sapere viene trascritto sui rotoli di papiro, conservati nella Casa della Vita. Si presume che la biblioteca custodisse fino a 10.000 opere su papiro. Alcune di queste erano trascrizioni di testi che risalivano a 2.000 anni prima dell'ascesa di Ramses al trono d'Egitto. Si trattava di un vero deposito della conoscenza. La realizzazione di questa biblioteca non sarebbe stata possibile senza l'invenzione del papiro. La pianta del papiro cresce lungo le rive del Nilo e fornisce agli egizi il mezzo per preservare il loro sapere. I rotoli di papiro che si trovano nella Casa della Vita custodiscono la storia d'Egitto. Gli scribi di Ramses II continuano a lavorare all'immagine del faraone, rappresentandolo come un guerriero forte e vigoroso. La realtà, però, è molto diversa. Nel 1213 a.C., il vecchio sovrano è molto malato. Sul finire della sua vita, non era più forte come un tempo. Gli erano caduti i denti e soffriva di ascessi. Aveva la spina dorsale incurvata dalla scoliosi e molti altri problemi. Deve avere sofferto molto, una cosa terribile per un uomo che da giovane era forte e vigoroso, muscoloso e pieno d'entusiasmo. Verso la fine di quell'anno inizia la preparazione dei festeggiamenti per il 67° anno di regno di Ramses. È comprensibile che gli egizi pensino che il suo regno continuerà per sempre. Ma ovviamente non sarà così. Poco prima dell'inizio dei festeggiamenti arriva la notizia. Ramses il Grande è morto. Amen.
La morte di Ramses deve essere stata un vero shock. La maggior parte degli egizi non aveva conosciuto altro sovrano che lui. Forse solo pochissime persone potevano ricordare gli avvenimenti che avevano preceduto la sua ascesa al trono. Per gli egizi poteva essere la fine dell'universo. Il sole e la luna non sarebbero più sorti, il Nilo avrebbe smesso di crescere e calare. Si diffuse il panico. Era un avvenimento molto importante e credo che nessuno sapesse davvero cosa fare. La salma esile e fragile di Ramses, che si trova al Museo del Cairo, è solo un'ombra della figura eroica che troneggia sulla facciata di quasi tutti i templi lungo il Nilo. Un piccolo corpo rinsecchito, con qualche ciuffo di capelli rossi. È stato il faraone che più di tutti ha lasciato il segno nella storia dell'Egitto. Dopo di lui, i faraoni hanno cercato in tutti i modi di far rivivere la sua grandezza. La pesante eredità lasciata da Ramses II, il Grande, è testimoniata dal fatto che tutti cercarono di imitarlo. Tutti vollero assumere il suo nome, Ramses, e si arrivò così fino al suo undicesimo successore. Ma erano solo dei Ramses in scala ridotta. Nessuno poteva sperare di eguagliarlo. Dotato di una grande determinazione e di una forte personalità, Ramses II ha governato l'impero per oltre mezzo secolo, pensando che la sua eredità potesse durare per sempre. Ma il mondo sta cambiando. E nel giro di una generazione la sua eredità è già in pericolo. Ai confini dell'impero, le città, una dopo l'altra, cadono sotto la pressione di orde di invasori. Sono bene armati, aggressivi e pericolosi. Arrivano dal mare e annientano chiunque capiti a tiro. I testi antichi li riportano con il nome di popoli del mare. Riescono persino a distruggere il potente impero ittita. Una volta scomparso il suo alleato più importante, anche l'Egitto è vulnerabile. Nessuno poteva resistere al loro assalto. Gli Titi furono i primi a crollare. Poi le armate degli invasori proseguirono alla volta dell'Egitto. Anche se hanno sconvolto il quadro politico del mondo antico, l'unica testimonianza figurativa che rimane dei popoli del mare sono i rilievi rovinati sulle pareti di questo tempio. Attaccano l'impero lungo i suoi confini. Non ci sono più alleati e le rotte commerciali sono bloccate. L'economia dell'Egitto, fino a quel momento florida, inizia a vacillare. L'Egitto è sommerso dai problemi. I successori di Ramses si aspettano dagli artigiani gli stessi standard raggiunti durante il suo regno. Peccato però che non ci siano più i mezzi per finanziare queste grandi opere. Lo Stato egizio continuava a vivere come al tempo di Ramses II. Va ricordato però che non era più l'epoca di Ramses II e non lo era più né a livello internazionale né a livello interno. L'Egitto iniziava a sgretolarsi. L'amministrazione non riesce più a pagare neanche i suoi migliori artigiani a Deir el-Medina. La popolazione ce l'aveva a morte con l'amministrazione centrale. Le promesse non venivano mantenute, o semplicemente venivano dimenticate. E come sempre, i primi a rimetterci sono i cittadini comuni. Gli operai che lavorano alle tombe sono ridotti alla fame, e così depongono i loro attrezzi e decidono di scioperare. Il primo sciopero che la storia ricordi. Non abbiamo di che vestirci, non abbiamo olio, né pesce, né verdura. Inviate una richiesta al buon faraone, nostro signore, e inviate un messaggio al nostro capo che ci faccia avere le razioni d'emergenza.
Le maestranze non ce la facevano più. Decisero di scioperare perché non erano state pagate. Ma non ottennero grandi risultati. Protestarono alcune volte per un paio di mesi. E nel frattempo si diedero al saccheggio dei tesori per cercare di pagare le spese. Trovandosi in circostanze disperate, decidono di fare l'impensabile. Sanno dove si trovano le tombe reali. Decidono di tradire i faraoni del nuovo regno e violare le sacre camere di sepoltura. Non risparmiano neanche la tomba di Ramses il Grande. Dalle confessioni di quei pochi che vengono catturati, scopriamo quali splendidi tesori si sono trovati di fronte. Con in mano i nostri picconi, ci inoltrammo nella tomba reale. Scoprimmo la mummia del sovrano nel retro della tomba. Era ricoperta d'oro dalla testa ai piedi. Anche i sarcofagi erano rivestiti d'oro e d'argento, sia dentro che fuori, ed erano ornati con ogni tipo di pietre preziose. Strappammo l'oro e rubammo gli amuleti e i gioielli. Dividemmo l'oro in parti uguali e attraversammo di nuovo il fiume in direzione di Tebe. Nel 1080 a.C., la maggior parte dei tesori sepolti con i faraoni è ormai stata depredata. Delle montagne d'oro non resta quasi più nulla. Le tombe reali vengono profanate dalle stesse persone che le hanno costruite. Hanno aiutato i faraoni nella loro ricerca dell'immortalità, per poi negargliela. Privo ormai di un ordine interno, l'Egitto alla fine crolla. I paesi del vicino Oriente non sono più fedeli al faraone egizio. Anche la Nubia coglie l'occasione e raggiunge l'indipendenza, privando l'Egitto della propria ancora di salvezza, l'oro. La perdita della Nubia significò non avere più accesso all'oro. E senza il suo oro l'impero perse tutto il suo peso politico sulla scena internazionale. Altre civiltà assursero al rango di superpotenze e l'Egitto diventò un territorio desolato e abbandonato. Come atto finale, i sacerdoti di Karnak sono costretti a svolgere un compito umiliante e penoso. Raccolgono 40 mummie reali, prelevandole dalle tombe profanate, e le portano in luoghi segreti dove potranno finalmente riposare in pace. Amose, il fondatore del nuovo regno. Tutmosi III, guerriero e creatore dell'impero. Persino Ramses II, l'ultimo grande faraone. Considerati quasi degli dei in vita, ora i loro corpi vengono impilati in grotte lungo i pendii delle montagne. Lì riposeranno per 3.000 anni. Thank you.
Tutti gli sforzi di Ramses II per garantirsi l'immortalità sono stati inutili. In poco meno di 200 anni dalla fine del suo regno, l'impero crolla. E con la morte di Ramses XI termina anche la sua dinastia. E il nuovo regno. Nel corso del nuovo regno, l'Egitto incarnò quel misto di realtà e finzione che rappresentò sempre l'aspetto più affascinante di quella civiltà. La realtà di un impero molto forte e vittorioso e la finzione di una dimostrazione di potenza che andava ben oltre quella realtà. Tutti gli imperi del mondo antico cercarono di imitare l'Egitto. Gli Assiri, i Persiani, i Greci e i Romani si ispirarono all'impero più grande di tutti, l'impero egizio, e tutti volevano assomigliare ai faraoni egizi. Ancora oggi, milioni di persone rendono omaggio ai faraoni. E ancora oggi, dopo 3.000 anni, l'età dell'oro dell'impero egizio conquista l'immaginazione del mondo.